Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico sbaglio. Io sono Tato e oggi ospiteremo Mamma Wupu. Due nuovi prodottini super interessanti, risposta immediata di casa Wupu a quella che è l'X Slim SQ Pro di casa Oxva, nuove pod, coil molto performanti, display sempre più colorati. Insomma, oggi andremo a parlare dell'Argus G2, che è questa qui, e dell'Argus P2. Quindi adesso non mi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi andremo a fare un veloce confronto anche fra i due e andremo a scoprire quale delle tre, queste tre che ho in mano, è la migliore dal mio punto di vista. Vi aspetto. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. E questa è la confezione in cartone rispettivamente dell'Argus P2 e Argus G2 di casa Wupu. All'interno delle stesse troveremo manuale di istruzione in tutte le lingue, che come sempre vi consiglio di darci un occhio, due laccetti per portarsi sempre al collo il nostro prodottino preferito, quello colorato dell'Argus P2 e quello invece a tinta unita è dell'Argus G2. In entrambi troveremo anche un cavetto di ricarica Type-C, ricarica 5 volt 2 ampere. Scopriremo insieme se la funzione pass-through sarà attiva su entrambi i prodottini. Due pod differenti e intercambiabili fra loro, Argus P2 con pod da 2 ml, Argus G2 con pod da 3 ml. Andiamo a sblisterarle insieme. 1 e 1-2. Sono entrambe con coil a mesh sistema COS che avevamo già visto in passato. Novità, prima grande novità di queste nuove pod di casa Wupu è la ricarica non posizionata sul lato basso o sotto, ma bensì posizionato sul lato alto, e questa è una grande e importante novità perché permetterà di ridurre le perdite che derivavano proprio dalle linguettine. Sulle linguette c'è riportata proprio gli ohm della coil interna, 2 ml, 3 ml, queste sono le differenze di dimensioni. Vado a fare il refill su quella da 3 ml, refill come al solito non comodissimo. Come sempre in fase di prima inizializzazione aspettate dai 3 ai 5 minuti oppure andate a fare dei tiri a vuoto fin quando non sentirete che il liquidino avrà impregnato per benino la coil all'interno di questa pod. Mi raccomando, l'inizializzazione è importante perché permetterà alla stessa pod di durare più a lungo e di partire in modo immediato. E partiamo dall'Argus P2. In sovrappressione vedrete dimensioni, caratteristiche, pesi e colorazioni. A me è arrivata in questa colorazione bianca con la scritta Argus, questa parte in plastica, questa parte in lega di zinco, sotto c'è smaltimento, la presa Type-C per la ricarica, vi ricordo ricarica 5 volt 2 ampere. Su questo lato troviamo invece questa slitta con queste tre piccole asole che ci permetteranno di andare a regolare l'aria, avere un tiro più chiuso o meno chiuso, e questa slitta è anche ben frizionata. In più troveremo questi due forellini che ci permetteranno di andare ad utilizzare il nostro laccetto per portarci questa Argus P2 sempre al collo. Su questo lato niente tranne queste due viti. Vediamo anche il circuito che andremo a studiare e vedere meglio se io riuscirò a togliere in qualche modo questa plastica protettiva. Eccolo, mi avvicino per farvela vedere ancora meglio. Qui avremo il tastino di accensione, qui sarà posizionata la pod anche qui da 2 ml,
quella tra le spare part che vi ho fatto vedere prima era una pod con un coil a mesh da 0,4, è riportato proprio qui sulla linguetta. In questo caso quella premontata arriva con la coil sempre a mesh sistema COS da 0,7, che è questa qui. Non vi faccio vedere il refill perché l'abbiamo già visto, mi raccomando, aspettate sempre le 3-5 minuti, andate a fare dei tiri a vuoto o a secco. Io vado a prendere quella da 0,7 che avevo prima inizializzato, che è questa qui, la vado a posizionare, ma prima vi faccio vedere l'interno in cui vedremo i due magneti di tenuta, quel pirulino che permetterà l'attivazione automatica della stessa, i due contatti che attiveranno la coil all'interno della pod, in più quella piccola finestra che permetterà alla stessa pod di alimentarsi l'aria necessaria. Andiamo a posizionarla in questo modo, andiamo a fare i 5 click, 1, 2, 3, 4 e 5, si accende questo gioco di LED sotto, scritta WPU, speriamo riesco a farvelo vedere, no, si vede così, sopra troviamo la carica della batteria, il tipo di erogazione, in questo caso è normal, gli ohm della coil e il numero totale dei puff. 1, 2, 3 click e ci spostiamo tra le tre modalità, eco che è quella diciamo soft, sport che è quella più sportiva, più spinta, e normal che è una via di mezzo. 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo entriamo in questo piccolo menu con questo piccolo display monocromatico. Qui potremo resettare il numero dei puff. Qui potremo andare a scegliere tra la modalità Power Mode o Shift Mode. In questo caso Power Mode ci permetterà di andare a impostare il wattaggio. È una modalità Smart, in quanto nel momento in cui andremo a inserire la nostra pod ci andrà a impostare in automatico. Vi faccio vedere, per esempio pigliamo questa pod e ce la porta in automatico a 23 watt. È una smart evoluta in quanto non ci permetterà di andare a superare il wattaggio massimo. Questo prodottino arriva massimo a 30 watt. Qui andremo a spegnere completamente l'intera pod e qui torneremo indietro. Non c'è nient'altro da farvi vedere, torniamo indietro in questo modo. Questo era l'Argus P2 di casa WPU con batteria interna 1100 mAh. Adesso andremo a vedere anche la Argus G2. E questa invece è l'Argus G2, scritta Gené sopra, Argus display tasto multifunzione, presa Type-C per la ricarica, ricarica 5V 2A. Questa, a differenza della P2, è una batteria interna non sostituibile da 1000 mAh. Su questo lato troviamo la slitta di regolazione dell'aria, anche qui tre piccole asole, tre piccoli forellini, slitta molto ben frizionata, e anche qui troviamo, nel momento in cui andiamo a chiudere tutta, il forellino singolo per un tiro MTL. Questo prodottino comunque viene utilizzato principalmente per tiro da guancia, tiro MTL. Su questo lato scritta WPU, è fatta in lega di zinco, in sovraimpressione vedete come sempre dimensioni, caratteristiche, colorazioni e pesi. La pod l'abbiamo vista, la andiamo a togliere, andiamo a togliere anche l'adesivo protettivo che permetterà alla stessa pod di non attivarsi in fase di trasporto. Arriva con una pod premontata da 0,4, mentre quella tra le spare part era da 0,7. Anche per questa la pod è da 3 ml. Qui andiamo a vedere il suo interno. Troviamo come sempre i due pirulini, i due contatti che attiveranno la coil, il pirulino per l'attivazione automatica, i due magneti e quella piccola finestra lì in fondo che ci permetterà di andare a regolare l'aria e alimentare la stessa pod dell'aria necessaria per funzionare in modo corretto. Fatto il pieno di liquido 3 ml per questa pod e inizializzata per benino, andiamo a riposizionarla sulla G2. 5 clic sul tasto multifunzione, in questo modo, gioco di luci anche qua, scritta WPU, vibra, ve lo dico subito che vibra questo prodottino nel momento in cui andiamo a inserire la pod, nel momento in cui la andiamo ad accendere anche in altre situazioni che vedremo in fase di test. Troviamo subito, spero si riesca a vedere sopra, questa barra che ci indicherà la carica della batteria espressa anche in percentuale, i watt impostati, la modalità di erogazione, in questo caso smart, vi ricordo che è anche una smart evoluta, per chi non lo sapesse la modalità smart è quella modalità che ti permette di impostare in automatico, o meglio permette alla pod di impostare in automatico il wattaggio corretto per la pod che stiamo utilizzando, ed è evoluta perché non permette di andarlo a superare. Sotto troviamo la lettura
con la R degli ohm della coil e il numero totale dei puff. Quando andiamo in erogazione fa questo giochino dove ci andrà ad indicare anche i secondi di svapata. Vi ricordo che ha un cutoff di 5 secondi come alla stessa Argus P2. 1, 2, 3. In questo modo entreremo nel menu, ci spostiamo col tasto multifunzione, troviamo, ripartiamo da sopra, Smart, poi modalità Super, che è questa qui, c'è anche questa piccola astronave sotto. Quando andiamo in erogazione fa questo giochino, l'astronave va a succhiare tutti i soldi all'interno di questo piccolo satellite, questo piccolo pianeta. 1, 2, 3, 4 e 5. Potremmo andare a spegnere completamente su Power Off la stessa pod, cancellare il numero dei puff, bloccare o sbloccare il tasto Fire e utilizzarla solo in modalità automatica. Questo è molto comodo perché permetterà di metterla in borsa o in tasca e non essere costretti ogni volta a spegnerla. In più Light Off, che ci permetterà di spegnere tutti quei giochi di luce, ed Exit ci permetterà di uscire. E signori, questo era un po' tutto per questa Argus G2. Vado a prendere anche la P2, le due nuove uscite di casa WPU. Adesso non ci resta di andare a fare due svapate assieme e scoprire finalmente cosa penso di queste nuove Argus. Facendo il solito giro sull'home page della casa costruttrice, i punti di forza di queste nuove due Argus sono innanzitutto il fatto che non perda. È stata testata per oltre 30 giorni, quindi nel momento in cui andate a inserire il liquido e lasciate da parte per 30 giorni sarete sicuri e tranquilli che non troverete liquido al suo interno. Io lo sto utilizzando da circa 2 settimane e vi dico, ragazzi, che il liquido non ce n'è né su questa piccina né su questa, sulla G2. Liquido non ne trovate in nessuna situazione. Altro punto di forza è la durata delle stesse pod. Già ve lo dissi in un video precedente, queste nuove pod Cosmo regalano tanto aroma in più e tanta durata in più. La stessa WPU parla di 90 ml, io mi sono spinto intorno ai 50 ml con tutte e quattro. Sono le uniche 4 pod che ho nel mio possesso e vi dico che fino adesso aromaticamente reggono e reggono bene il passo. Altro punto di forza è che finalmente hanno inserito la funzione pass-through. WPU era una delle pochissime aziende che in passato aveva tolto questa funzione, che non vi permetteva di utilizzare il vostro prodottino mentre stava ricaricando. Finalmente WPU in questa Argus P2 G2 ha reinserito questa funzione, quindi tranquilli, anche quando vi si scaricherà riuscirete ad utilizzarla, scusate la voce la sto perdendo, ma questo video lo devo pur finire, riuscirete ad utilizzarla anche mentre la state ricaricando. Ricarica 2A super veloce, nel momento in cui la mettete in ricarica sul display di entrambi vi dà i minuti restanti per la ricarica completa. Gestione della batteria, i circuiti si comportano allo stesso modo. Ottima gestione della batteria, permette di fare come autonomia con una carica completa dai 10 ai 12 ml. Considerate che più o meno con i 2 ml riuscite a fare all'incirca 200 puff, quindi sono comunque delle pod che non consumano neanche tantissimo liquido, sono ben calibrate quel punto di vista. Tiro perfetto. Queste due slitte funzionano veramente bene entrambi, si riesce ad avere un flavor ristretto, forse un po' troppo ristretto, fino ad MTL anche chiusissimo, grazie proprio al fatto che c'è l'unico foro. Quando andate a chiudere tutta la slitta c'è questo forellino che vi permette un tiro quasi enfisemico. Io normalmente la utilizzo con 1/2 fori aperti, entrambe le coil mi trovo benissimo. Tra le due coil, la nuova da 0.4 e quella da 0.7, ho preferito la coil da 0.7 sia come resa, sia come calore e sia anche naturalmente come consumi. Novità per WPU è il fatto che abbiano inserito finalmente, io lo dico da anni, il gommino, il tappino in silicone all'esterno. Questo vi permetterà di andare a fare le ricariche, sì, senza andarla a togliere, ma la cosa fondamentale per cui io mi sono battuto da diverso tempo per farlo mettere all'esterno è perché questo era spesso responsabile di perdere
quando la pode si andava a surriscaldare o comunque con l'usura di apri e chiudi questo tappino, spesso trovavate delle perdite derivanti proprio dal tappino. Come vi ho fatto vedere, qui perdite non ne trovate. Forse se siete un po' compulsivi, una leggera condensa, ma che comunque non dà nessun tipo di problema. Tiro automatico su entrambi che funziona bene. Sull'Argus P2 abbiamo solo il tiro automatico. Il tasto, che è un tasto multifunzione, vi permette, nel momento in cui lo andate a cliccare, lo tenete premuto, vi permette di andare a disabilitare il display o il gioco di LED. In questo caso, vedete, io per esempio adesso ho lasciato acceso solo il display, posso lasciare acceso il display e LED, o posso decidere di lasciare accesi solo i LED in modalità monocromatica. Qui invece potete spegnere solo il gioco di luce, il gioco di LED che c'è all'esterno, e il tastino è un tasto Fire vero e proprio. Avete la possibilità anche di disabilitarlo e quindi di poter utilizzare questo prodottino senza ogni volta essere costretti a spegnerlo e di metterlo in tasca o in borsa, in quanto funzionerà solo il tiro automatico. Ma la scelta del tasto Fire al lato non è una scelta comodissima, quindi per chi ama proprio utilizzare questo tipo di prodotti con il tasto, qui al lato dovete farci un po' la mano. Io l'avrei messo centrale. Dal punto di vista progettuale evidentemente veniva difficile farlo centrale, hanno preferito metterlo qui di lato. Ragazzi, evito di portarlo a lungo questo video, lo avevo già detto con le vecchie pod, lo ribadisco con queste nuove pod, sempre tecnologia COSM. WPU è sulla strada giusta, sono delle coil che funzionano bene, non rilasciano schizzi in bocca, sono perfette anche per un tiro MTL. La 07 io la adoro, ma vi vado a fare il confronto sul video che è uscito pochi giorni fa che riguardava l'Oxva. Oxva ha fatto sia la versione cubetto così e ha fatto anche la versione più lunga come l'Argus G2. Vi dico che le differenze aromaticamente sono entrambe molto valide. Una delle differenze che ho notato è sicuramente la calibrazione del tiro, perché su questa nuova Argus di casa WPU possiamo avere un tiro veramente perfetto per un tiro tutto italiano da guancia. Altra cosa, la durata delle coil. Qui mi sono fermato a 30 ml, qui ho superato i 50/60 ml con questa e non ho avuto problemi. Quindi le due differenze di sorta sono quelle. Altra cosa importante che io dico da diverso tempo e WPU finalmente mi ha ascoltato, qui avete la possibilità di prendere le pod da 3 ml, perché queste pod sono intercambiabili con tutto il sistema Argus, quindi avete proprio la possibilità di, nel caso della per esempio P2 che esce con la pod da 2 ml, acquistare a parte quella da 3 ml. Avete la possibilità di utilizzare le pod con le Ito coil, quindi con la coil sostituibile, e quindi ogni volta senza andare a sostituire l'intera pod, ma andate a cambiare solo la coil, e avete la possibilità anche, per chi è interessato, ad utilizzare anche le coil prefillate. Chiudiamo questo video. In conclusione dico che WPU è sulla strada giusta, ha fatto un ottimo lavoro con entrambi, ho ordinato anche altre pod proprio per capire come si comporteranno in futuro. Insomma, Argus P2, Argus G2, io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo. Nei commenti, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate di questi due prodottini, se avete o avrete la possibilità di provarli. Noi interagiamo come sempre nei commenti, ormai la voce per oggi l'ho persa. Quindi attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e condividete anche questo video, ma come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. E a fine svapata, proprio perché ormai la voce non ce l'ho più, mi vado a fare un tiro in versione tutta aperta, quindi in versione flavor ristretto con la Argus P2. Ottimo, c'è un cutoff di 5 secondi che forse nelle doppiette può risultare, o nelle triplette può risultare un cutoff un po' troppo breve, però io non ho avuto problemi. E qui con la pod da 07 vado invece a lasciare, no, è già pronto, vedete, c'è solo un forellino aperto, sono a 15 watt e questo è il tiro che vi regala in MTL. Se volete proprio, vi piace il tiro enfisemico, andate a chiudere tutto, sfruttate il forellino sotto, quello piccolo piccolo. Questo è il tiro super chiuso di casa WPU.
Ottimo. Queste pod, vi devo dire che anche come hit sono delle pod veramente ottime. Ciao, alla prossima!